E un Matese affamato, quello che arriva a Rubens Fadini, dove affronta un Giulianova salvo e a caccia di ultime soddisfazioni stagionali. La formazione di casa è tornata a far punti nell'ultimo impegno con il Castelfidardo e tenta di frapporsi tra i play-off e il Matese. I casertani, 3 vittorie consecutive che hanno permesso di agganciare il 4° posto, adesso sognano in grande, ma per allungare la striscia hanno bisogno di una grande prestazione. Dirige la partita Valentina Finzi di Foligno, coadiuvata da De Palma, Di Molfetta e Paturno di Bari. Alla prima occasione il Giulianova passa in vantaggio, rimessa laterale battuta velocemente, Paudice si invola e calcia in diagonale, Kuzmanovic respinge come può, ma sulla ribattuta si avventa Massetti che trafigge il portiere. Terzo gol in campionato per il numero 11 e proteste per gli ospiti che lamentavano 2 segnalazioni diverse per la rimessa laterale tra arbitro e assistente. Sulle ali dell'entusiasmo i giallorossi spingono e sfiorano il raddoppio con il colpo di testa di Barlafante che tocca la base alta della traversa, assedio Giulianova. Nova, Paudice approfitta di un calcio d'angolo battuta velocemente e scalda i guantoni di Kuzmanovic, vola sulla sinistra Barlafante che supera Riccio e manda a lato Di Nulla. Dall'altra parte Vodovipez prende la mira e con un mancino insidioso mette i brividi a Di Mango, esordio per il classe 2001. Insistono i casertani, ma l'estremo difensore di casa è provvidenziale nell'uscita sul ben appostato Di Uovo. Alla mezz'ora un gesto tecnico da vedere e rivedere, Capitan Danna prende la mira e spara un siluro che termina sotto l'incrocio dei pali, gol spettacolare per il centrocampista e raddoppio meritatissimo. La squadra di mister Urbano ha un sussulto con la punizione di Barone, ancora una volta Di Mango risponde presente, spazi enormi lasciati dal Matese, Barlafante riceve da Paudice ma non concretizza e spreca una grande chance. Nella ripresa i padroni di casa continuano a martellare, Paudice si libera dell'avversario ma calcia clamorosamente alto. Poco dopo l'attaccante si fa perdonare guadagnandosi un calcio di rigore dal dischetto, il numero 9 spiazza Kuzmanovic siglando il suo 10° sigillo stagionale. Mister Urbano chiama forze fresche dalla panchina e Felici ripaga subito il suo allenatore, destro al volo di pregevole fattura che sorprende Di Mango sul palo opposto. Cambia adesso il copione della partita, Di Mango esce dai pali ma non trattiene Di Uovo, non ne approfitta. Colpo di testa di Lullo, risposta reattiva del portiere giallorosso che devia in angolo. Al 70° il Matese riapre le danze, tiro cross di Dirigio, velo di Galesio e palo rete che permette agli ospiti di spaventare il Giulianova. Alla mezz'ora calcio di punizione pericoloso, il mancino di Felici si spegne alto di un soffio. Il 3-3 è dietro l'angolo e si manifesta con il tocco sotto misura di Uovo che trova impreparato il Giulianova. Cala il sipario, le due squadre Giulianova e Matese si dividono la posta in palio al termine di una gara ricca di emozioni.